Hai paura di una furtiva intrusione nella tua proprietà? Temi che qualcuno in tua assenza possa appropriarsi dei tuoi beni? Tieni lontano i ladri dalla tua proprietà. Chiama il Corpo Guardie di Città e fai vigilare la tua casa, il tuo negozio, la tua azienda 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Per quella tranquillità e quella sicurezza che hai sempre desiderato, chiama il Corpo Guardie di Città. La tua sicurezza è la loro professione. Per maggiori informazioni visita il nuovo sito internet www.corpoguardiedicitta.it o chiama il numero verde 800 98 30 30. Telespettatori Professione Sicurezza, buonasera e bentornati allo spazio televisivo dedicato a chi della sicurezza ai cittadini ha fatto la sua professione. Abbiamo un parterre di ospiti sicuramente molto preparato, sono tecnici, sono rappresentanti delle sigle sindacali della Polizia di Stato e quindi inizierei con il segretario generale nazionale del sindacato Lo Scudo, Pietro Taccogna, buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Salutiamo anche il segretario nazionale del sindacato di polizia CONSAP, Gianluca Pantaleoni. Pantaleoni, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. A fianco di Pantaleoni il segretario regionale del sindacato di polizia COISP, Gaetano Barrella. Barrella, buonasera. Buonasera a tutti e grazie. Alla mia sinistra il segretario vicario regionale del sindacato di polizia UGL, Emanuele Palmarini. Palmarini, buonasera. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Non mi resta che salutare il neoletto, nonché confermato segretario generale provinciale del SILP, sindacato di polizia, per la CGL. Buonasera Meoli. Buonasera a tutti voi, ben felice di partecipare a questa vostra trasmissione. Non mi resta allora che terminare i saluti con i nostri ragazzi della redazione di 50 News, Alessandro Bargagna e Federico Grossi, che sono nella loro postazione per raccogliere mail, post sui social, ma anche telefonate. Buonasera a voi in studio, buonasera ai telespettatori. Comincio già dicendo che durante il corso della giornata sono arrivate una cinquantina di mail, tutte provenienti da un gruppo di un centinaio di persone, aspiranti allievi agenti della Polizia di Stato. Tutte dicono più o meno la stessa cosa, ne riassumo qualcuna. Salve professione sicurezza, da quando il ministro Alfano disse dello sblocco del turnover al 55%, che noi 512 donne dell'ultimo concorso per la Polizia di Stato stiamo lottando per essere assunti senza costi per la pubblica amministrazione e senza perdere tempo nell'indire un altro concorso, avendo noi l'idoneità ancora valida. Siamo gli unici a poter essere operativi per Expo 2015, ma per farlo dovremo iniziare il corso entro aprile di questo anno. Molti politici ci stanno già sostenendo, ci sono più di 10 interrogazioni parlamentari rivolte al Ministero dell'Interno, ma nessuna di queste ha avuto risposta. Altre dicono: per favore non ci evitate se realmente volete iniziare a far fronte ai problemi della gente comune. E si lamentano anche del fatto che circa un mese fa i carabinieri hanno assunto invece tutti i vincitori del concorso più gli idonei non vincitori. Quindi attendono una risposta e pregano la trasmissione professione di sicurezza di aiutarli in questa cosa qui. Nella comunicazione, va esatto. Bene. Grazie Federico, inizierei allora con affrontare questo argomento sicuramente interessante e molto delicato. Questi ragazzi che sono idonei, che possono essere assunti, però nonostante le tante interrogazioni al Senato e alla Camera non ci sono stati risultati importanti ad oggi. C'è la disponibilità di queste 672, dovrebbero essere, perché sono 512 idonei e 160 vincitori,
in seconda aliquota, e quindi insomma un numero sicuramente importante che potrebbe, Piatto Taccogna, incrementare un organico di polizia ormai vecchio, ormai ridotto all'osso, visto che mancano 15.000 nell'organico complessivo. Ma sì, questa è una vicenda che ci sorprende per come si sta sviluppando, nel senso che purtroppo questi ragazzi, che sia ben chiaro, io gliel'ho anche scritto, che tutti i presenti qui sarebbero ben lieti di averli tra le nostre fila domani mattina. Quindi tutte le organizzazioni sindacali sono assolutamente, sostengono le loro ragioni, perché per noi rappresentano una risorsa importante, ancor di più che oggi poi siamo qui a parlare della chiusura di vari uffici, quindi per recuperare, per racimolare un po' di personale, quindi noi saremmo ben lieti di averli. La questione la dovrebbe spiegare il ministro Alfano, confermato ministro Alfano, il quale ha creato con questa sua dichiarazione una legittima aspettativa nei confronti di questi ragazzi, che in effetti, per diventare operativi in tempo utile per l'Expo, dovrebbero partire dal corso ad aprile. Però diciamo che alle parole, spiace dirlo, non voglio polemizzare, ma purtroppo i politici troppo spesso così danno fiato alle trombe ma poi non seguono i fatti. Insomma, questi ragazzi aspettano, anche perché la massima autorità, cioè il ministro dell'Interno, ha detto questa cosa, noi tutti ci aspettiamo che mantenga questo impegno. Da parte delle organizzazioni sindacali sono certo di poter parlare a nome anche dei colleghi presenti, anche di quelli non presenti, siamo tutti assolutamente a sostenere le loro ragioni. Aspettiamo un segno dal ministro Alfano. Io stavo leggendo delle, che oltre alle mail sono arrivati diversi post su Facebook che mi hanno portato dalla redazione. Proprio l'UGL di Catania, e quindi stimolo a questo dibattito il rappresentante regionale Palmarini, dice: noi lo sappiamo, ma le modifiche alle leggi le fanno in Parlamento i politici. Questo è il problema. Questo sì, assolutamente è il problema. Noi, come ha detto prima Taccogna, siamo dalla parte di questi ragazzi, anche li abbiamo manifestato più di una volta, con qualsiasi mezzo. Purtroppo però i sindacati si vanno a fare, premono e hanno tutto l'interesse di far entrare questi giovani, anche perché adesso sono giovani, se aspettiamo dell'altro ci troveremo ad arruolare delle gente che saranno trentenni, ultra trentenni, che poi perderanno un po' di stimoli, si creeranno delle famiglie, non saranno più tanto vogliosi di magari di andarsi a fare 4, 5, 6, 7 anni fuori dalla propria regione e provincia. Quindi sarebbe opportuno che, ripeto, il ministro Alfano o chi per lui provveda assolutamente ad integrare queste persone già da subito, perché in effetti l'Expo inizierà a maggio 2015 e terminerà a ottobre 2015, quindi c'è tutto il tempo di far partire un corso, di trovarci tra un anno questi ragazzi pronti all'uso, impiegabili sul servizio, perché forse non ci rendiamo conto che il prossimo anno l'Italia sarà invasa da milioni e milioni di turisti che necessiteranno di essere tutelati nella sicurezza e nell'ordine pubblico. Sì, io però farei aggiungere dal segretario regionale del COISP Gaetano Barrella un requisito importante che sottolineano questi ragazzi idonei e pronti ad essere assunti e fare appunto questi corsi all'interno delle scuole di polizia per allievi poliziotti. Loro dicono: affrettiamo i tempi, perché noi abbiamo fatto anche le visite mediche e ad oggi siamo idonei, ma poi se scadono anche le visite devono essere rifatte, quindi costi aggiuntivi per l'amministrazione. Ad oggi, se ci assumete, a costo zero praticamente noi veniamo. Cioè, cosa vuol dire, Barrella? Bah, questo sarà stato un lancio che questi ragazzi hanno fatto per cercare di rendere appetibile questa loro presunta eventuale assunzione, però io ritengo che noi dobbiamo essere anche concreti sulle questioni. L'aspettativa di questi ragazzi è sicuramente legittima, come pure tutti siamo concordi sul fatto che magari riuscissimo ad avere degli incrementi per cercare di abbassare un po' la media
dell'età, che oggi è assolutamente vetusta degli appartenenti, certo, alle varie forze di polizia e quindi anche alla Polizia di Stato. Però per essere concreti bisogna dire che l'annullamento del turnover non c'è stato e per poter assumere anche uno solo di questi ci vuole la copertura finanziaria, che oggi assolutamente non mi sembra che ci sia. La copertura finanziaria non la può fare il ministro, la copertura finanziaria deve venire da una specifica norma in Parlamento e tutti quanti sappiamo i tempi che occorrono per cercare di fare qualche cosa all'interno dei nostri parlamenti. Quindi non voglio assolutamente scoraggiare questi ragazzi, ben fanno a cercare di ottenere questo loro risultato, sicuramente trovano manforte tra i sindacati di polizia, il problema è che mi sembra che i tempi non giocano assolutamente a loro favore e oltre questo la questione del turnover, non so fino a che punto effettivamente oggi con i problemi finanziari che ci abbiamo, se effettivamente ci sia spazio per arrivare a qualche cosa del genere. Ce lo auguriamo, però insomma, se vogliamo essere concreti dobbiamo dire come stanno le cose. Sì, questi ragazzi facevano riferimento all'arma dei carabinieri dove appunto mettevano in evidenza che l'arma invece ha integrato tutti coloro che avevano vinto il concorso e erano risultati idonei. E per questo chiederei conferma al rappresentante nazionale COCER Carabinieri, dottor Vincenzo Romeo, che abbiamo in collegamento telefonico. Romeo, mi sente? Sì, buonasera Bizzarri, salve a lei, buonasera e buonasera ai colleghi in studio. Buonasera Romeo. Allora, stavamo parlando appunto con i rappresentanti delle sigle sindacali della Polizia di Stato di queste numerose mail, post su Facebook e Twitter che ci sono arrivati dei tanti ragazzi che sono idonei per essere assunti all'interno della Polizia di Stato, però ad oggi le assunzioni sono ferme e loro che potrebbero, come dicono, essere assunti a costo zero e iniziare corsi ad aprile per essere pronti all'Expo 2015, ad oggi invece non hanno questa opportunità lavorativa e vorrebbero che il Parlamento e il Governo facesse qualcosa di più. Hanno citato i carabinieri confrontando appunto il fatto che in entrambi i concorsi i carabinieri sono stati tutti assunti mentre loro sono rimasti in oltre quasi 700 senza una collocazione. Cosa ci può dire in merito? Noi, per quanto riguarda le graduatorie che sono rimaste attive dei concorsi per il decreto Italia, noi subiamo e abbiamo subito l'intervento del governo Monti che con la spending review ha portato al 20% il turnover sia 2012 sia 2013 e poi 2014 e noi abbiamo avuto poi le graduatorie, il concorso dei 1886 carabinieri nel 2012 che consentì solo a 140 ragazzi di andare a costituire il 130° corso di formazione. Poi successivamente gli interventi suppletivi fatti in manovra di stabilità lo stesso anno 2012 per l'arruolamento del 2013, nel 2013 per l'arruolamento del 2014 ha consentito di portare sia nel 2013 a quasi il 50% e per il 2014 al 55% circa. Il decreto D'Alia ci lasciò il blocco di queste graduatorie dei concorsi pubblici, noi avevamo solo il concorso del 2012 e siamo riusciti a recuperare tutta questa graduatoria con gli ultimi ragazzi che partiranno a settembre di quest'anno, mentre abbiamo il problema poi dei UFP4 che hanno un determinato lasso di tempo di alcuni mesi prima di essere arruolati e essere inseriti nel piano assunzioni e sicuramente il discorso dell'Expo 2015, cioè la manovra di stabilità ha fatto un intervento per arruolare un migliaio di carabinieri, un migliaio di poliziotti utilizzando la formula dei UFP1, quindi solo chi era congedato come UFP1 e chi era in ferma biennale come UFP1
è stato un utente che ha potuto fare il concorso per i carabinieri. Quindi penso che a questi ragazzi abbiamo dato una risposta dettagliata, molto tecnica e naturalmente da un esponente molto importante come è il rappresentante nazionale dell'Arma dei Carabinieri, del COCER, il dottor Romeo. Con l'occasione, Romeo, io le chiederei questo. Oggi sapevo che era a Padova e ha incontrato anche il generale Gallitelli, che negli scorsi giorni aveva fatto una dichiarazione molto forte, cioè del tipo, ora la leggo, sicurezza, allarme, forze dell'ordine demotivate, e è importante lavorare per mantenere le stazioni dei carabinieri. Ecco. Questo era un obiettivo. Sì, il comandante generale oggi a Padova, in occasione del cambio del comandante interregionale, ha avuto modo di parlare alla rappresentanza dei carabinieri del Nord-Est, ha ribadito i concetti che ha espresso settimana scorsa nel comunicato. Anche il Consiglio centrale di rappresentanza ha richiamato, sostenendo le sue parole, che sono le parole che stiamo portando avanti da tempo, dove si va ad evidenziare uno stato di difficoltà dal turnover, dall'aver perso 10.000 unità in questi ultimi anni, la difficoltà comunque di lavorare con poche risorse umane e con la difficoltà di subire questi tagli economici, pur confermando che sostiene fermamente che non incide sulla perdita dell'impegno per l'ordine e la sicurezza pubblica sul territorio, però è ovvio che oggi i carabinieri lavorano, carabinieri come i colleghi della polizia e un po' tutto il comparto, in una condizione di assoluta difficoltà. Oggi un carabiniere si trova ad intervenire dove il cittadino scappa perché c'è un'emergenza, c'è il pericolo, il carabiniere va verso il pericolo in una rapina in corsa, dove deve preoccuparsi di, in via prioritaria, di salvare sicuramente l'incolumità del cittadino, operando in condizioni che mettono in sicurezza l'operatore, e andare a preoccuparsi che durante lo stipendio dell'anno scorso gli è stato tolto 3.000 euro per assegni di anzianità non corrisposti, per scatti del grado non corrisposti, e in più si deve preoccupare perché, come me, che ha il contributivo pieno, al sistema previdenziale contributivo pieno, si deve preoccupare che avrà 900 euro di pensione fra 25 anni, tanti quelli che saranno, e se gli succede qualcosa la moglie e i propri figli vanno a ereditare il 50% della pensione, quindi 450 euro. Quindi andare ad operare per salvare per intervenire sulla sicurezza pubblica, sapendo che se rischi la vita lasci moglie e figli con 450 euro in una condizione di povertà, è una condizione assolutamente non accettabile da parte nostra. Certo, sicuramente significative queste sue parole, Romeo, e che penso toccheranno tutti i cuori dei cittadini, perché a pensare che un uomo che tutti i giorni rischia per l'incolumità altrui, insomma, direi che rischia tanto, perché qualora dovesse morire la moglie avrebbe solo 450 euro di pensione. Insomma, penso che un uomo di Stato dovrebbe essere ben più remunerato e dovrebbe avere più garanzie, Romeo. No, è importante ribadirli questi concetti, che sono concetti che condividiamo sicuramente con i colleghi dei sindacati, dei segreti di polizia, senza dubbio, perché il rammarico che a volte viene, adesso c'è un nuovo governo Renzi, si parla di tagli di interventi, ma i tagli sul pubblico, i tagli che poi passano dalla sicurezza, cioè sembra sempre di passare come se noi fossimo fonte di chissà quale bacino economico su cui intervenire. Quando sento di parlare tagli alla sicurezza, alle forze dell'ordine, sinceramente già non accettiamo quello che stiamo subendo, ma mi sembra davvero assurdo spostare il centro di interesse verso la sicurezza, perché oggi la sicurezza, il cittadino ha bisogno di sicurezza, e noi stiamo lavorando in condizioni davvero precarie. Il senso di responsabilità
e la dedizione, veramente stanno dando un segnale veramente di appartenenza a questo paese, però tutto ha un limite, la nostra sopportazione ha un limite. Se oggi ancora parliamo di ricavare tagli sulla sicurezza, allora qualcuno è bene che se ne renda conto. Io adesso si guarda alla nuova politica, al nuovo governo tecnico con grande speranza, si guarda nella figura di Renzi come un padre di due bambine piccole, comunque chi opera nelle vesti di Presidente del Consiglio, di responsabilità di governo per un futuro che possa dare risposte fra 10 anni e un inizio di pronte risposte nell'immediato, e sicuramente non possiamo parlare di tagli alla sicurezza. Certo, Romeo, fortemente. In conclusione, alla polizia verranno tagliati 261 presidi sul territorio. Si è sentita ventilare anche la notizia che probabilmente saranno tagliate anche delle stazioni dei carabinieri. Ecco, su questo cosa ci può dire? Allora, noi abbiamo avuto un confronto in settimana con l'ufficio personale, lo Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri. Purtroppo questa notizia che è stata diffusa sulla stampa di 200 reparti che chiude l'Arma dei Carabinieri è una notizia inesatta. L'Arma dei Carabinieri ha iniziato nel 2010 un processo di razionalizzazione delle risorse, andando a tagliare sui reparti speciali, su alcune individuazioni di strutture e quant'altro. Oggi invece vi è il tavolo tecnico a livello Ministero Interni fra Polizia e Carabinieri sulla duplicazione dei presidi. In questo contesto ci sono alcune valutazioni che andranno ad avviarsi nell'iter, no, procedurale all'interno dell'Arma dei Carabinieri, che riguarderanno pochissime strutture, ma sono strutture individuate in questo percorso di razionalizzazione che non sono a buon fine. Comunque parliamo di iter dove l'Arma dei Carabinieri ha fatto una valutazione, trasmetterà alle legioni carabinieri appartenenza giurisdizionale per le valutazioni del caso, valutazioni che sono condivise e corredate da relazioni tecniche e pareri dei singoli prefetti, hanno poi restituite al comando generale, il quale poi rivaluterà in base ai pareri e avvierà come iter tra Ministero Interni e poi Ministero Difesa. Ma parliamo veramente di pochissimi interventi, una decina di interventi, una quindicina di interventi, perché? Perché abbiamo già avviato questo processo di razionalizzazione prima, e oggi sulla duplicazione dei presidi già abbiamo un percorso già avviato. Sarebbe stato sicuramente drastico pensare a tutti i siti navali che abbiamo tagliato in questi anni se solo oggi ci mettessimo a guardare quello che dovevamo fare, oppure il cambio che c'è stato è un taglio netto, fortissimo. Bene. Guardandolo spalmato negli anni è ovviamente diverso. Romeo, la ringrazio e una battuta conclusiva, la invito ad essere rapido perché poi tra poco dobbiamo andare anche in pubblicità. Unificazione delle forze di polizia, carabinieri che convergono nella Polizia di Stato, potrebbe essere una forma di risparmio per il nostro paese? Le dico un secco no al risparmio. Usare la parola unificazione per pensare al risparmio, no. Vogliamo parlare di migliorare il coordinamento fra le forze di polizia, sicuramente questo è un processo già avviato e sicuramente ci dobbiamo ritrovare, migliorare questo coordinamento per dare sicurezza al cittadino, ma pensare di unificare per risparmiare come il programma del commissario di governo Cotrelli, cioè, mi sembra veramente assurdo. Ritorno al discorso iniziale, che andare a tagliare sulla sicurezza per me forse siamo proprio in un settore assolutamente Romeo, sbagliato. Ma se avessimo un'unica centrale operativa, anche i carabinieri sarebbero più sul territorio, anziché nuovamente in una centrale operativa a ricevere le stesse telefonate che ricevono anche la polizia o la guardia di finanza. Quindi c'è, cioè, un limite, un coordinamento più adeguato, più efficiente, in modo da utilizzare più personale operativo sul territorio. Questo aspetto rientra sicuramente in una valutazione di miglioramento del coordinamento, è un aspetto tecnico su cui ne possiamo parlare, ma si parla di miglioramento del coordinamento, non si parla di tagliare pensando che tagliando 4 persone di qua, 5 persone di là abbiamo recuperato chissà che cosa. Questo okay. Assolutamente no.
Bene, la ringrazio Romeo per il suo intervento e per il suo prezioso contributo che ha dato alla trasmissione. Spero di averla ospite quanto prima. Le auguro un buon rientro, visto che sta rientrando da Padova verso Roma. E mi resta che salutarla e farla salutare anche dai nostri ospiti studio. Io la ringrazio e saluto lei, sempre cordiale, sempre attento, e saluto con affetto i colleghi della Polizia di Stato in un momento così difficile che stiamo attraversando veramente da adesso davvero molto tempo, perché veramente non riusciamo a trovare insieme un momento di serenità per poter guardare a un miglioramento nostro professionale, pur restando con pochi soldi, di riordini, di interventi, quant'altro, e siamo costretti a difenderci sulla difensiva e a parlare di cose di cui veramente non avremmo mai sognato di arrivare a parlare. Grazie. E ringrazio tutti e buona serata. Buona serata anche a lei, arrivederci. Pantaleoni, un commento sulle parole di Romeo, partendo appunto dall'unificazione delle forze di polizia, un secco no, però disponibile a un dialogo per migliorare il coordinamento. Certo che l'unificazione può essere un discorso da vedere a un tavolo tecnico e sicuramente può anche apportare non solo risparmio ma anche una miglioria per la sicurezza pubblica. È ovvio che va istituita nelle sedi opportune, va giustamente valutata con determinati criteri, perché è normale che se non viene fatta, diciamo, nel miglior modo possibile, poi non si ha dei risvolti positivi. È anche vero che un'unificazione comporta la fase iniziale, quindi una notevole spesa. Quindi dobbiamo considerare anche questo. Unificare significa innanzitutto anticipare dei soldi, quindi significa investire. Anticipare significa investire, dice Pantaleoni. Sentiamo Meoli del sindacato SILP per la CGIL. Io invece, riguardo alla unificazione dell'arma dei carabinieri con la Polizia di Stato, volevo ricordare a tutti che è giusto che vi sia, perché per una semplice ragione, perché lo Stato italiano da anni è sanzionato dalla Comunità Europea perché noi siamo in violazione rispetto ad alcune norme che prevedono che non possa esistere in un paese come il nostro un sistema sicurezza gestito come viene gestito da due forze di polizia, una da amministrazione civile ed un'altra militare. Ogni anno noi tutti i cittadini paghiamo decine di milioni di euro di sanzioni all'Europa. Su questo sicuramente il governo ci deve mettere mano. Non è pensabile che in un momento come questo, caratterizzato da tagli, da manovre di spending review, tutto il resto, ci si possa permettere di continuare a pagare sanzioni per un qualcosa che ci ostiniamo da tempo a non fare. Capiamo che si va a toccare equilibri particolari, poltrone e via dicendo, però in un paese moderno, maturo ed un'amministrazione corretta ci deve mettere mano per forza di cose. Gaetano Barrella, si parla di spending review, si parla di tagli, però purtroppo vediamo che ci sono anche tanti ufficiali, tanti generali che invece continuano ad avere delle agevolazioni. Alcuni lamentano, io mi faccio riferimento sempre a delle mail che mi giungono in redazione, lamentano che tante spese sono per chi deve poi gestire la truppa, e sono anche fin troppi, e in questa spending review, in questa unificazione, forse si ridurrebbero certe spese. Che ne pensa Barrella? Che la sicurezza, come ha detto il collega dell'Arma, non dovrebbe avere problemi di spesa, perché sicuramente si va a incidere su quello che è la legittima aspettativa di un cittadino di ricevere da parte dello Stato. Se parliamo di unificazione, probabilmente non riusciamo a dare il vero senso della situazione. Sicuramente c'è un bisogno assoluto e la necessità di arrivare ad una maggiore razionalizzazione delle risorse in campo. Forse è più precisa questa come indicazione. Non riuscirei a vedere un carabiniere vestito da poliziotto o un poliziotto vestito da carabiniere, però sicuramente
ci sono tantissime realtà dove esiste la compagnia dei carabinieri e il commissariato della Polizia di Stato, dove ci sono tre stazioni dei carabinieri in una densità abitativa di 50.000 abitanti, quando abbiamo invece delle periferie con 300.000 abitanti senza nemmeno un presidio di polizia. Ecco, su queste cose sento ci sia la necessità di intervenire. È giusto quello che diceva Meoli per quanto riguarda le multe che lo Stato italiano sta pagando, perché ha ancora una forza di polizia che non ha il coraggio di decidere se deve rimanere una parte dell'esercito, un comando dell'esercito, chi dirige l'esercito o se deve fare la polizia. Queste forse sono le domande che io mi aspetterei che il nostro governo facesse alla direzione generale dell'Arma dei Carabinieri. Non si chiama così, ma mi piacerebbe che cominciasse a chiamarsi in questo modo. Certo. Perché la polizia è un qualcosa che l'Europa ci ha obbligato a fare in modo che sia a direzione civile e non più una parte dell'esercito che quando gli piace si veste da poliziotto e quando non gli piace ritorna ad essere componente dell'esercito, con i benefici che magari si possono prendere stando dall'altra parte e quelli che si prendono stando anche da quest'altra. Come pure c'è la necessità, appena si riuscirà ad intervenire su questa situazione, di intervenire anche sul comparto sicurezza e difesa, che non ha ragione di esistere in questo modo, perché o è comparto sicurezza o è comparto difesa, assolutamente le due cose bene, insieme non stanno bene. Corretto Barrella, la devo interrompere che abbiamo il break pubblicitario, mi scuso con i tanti telespettatori che stanno telefonando e purtroppo non è possibile passare tutte le telefonate in studio, dato che abbiamo avuto una lunga telefonata con i rappresentanti nazionali Cocer Carabinieri, e poi naturalmente dobbiamo dare spazio anche ai nostri ospiti che devono trattare tanti argomenti molto delicati e molto interessanti. Linea alla regia per lo spazio pubblicitario e poi rientriamo con un servizio molto interessante. Hai paura di una furtiva intrusione nella tua proprietà? Temi che qualcuno in tua assenza possa appropriarsi dei tuoi beni? Tieni lontano i ladri dalla tua proprietà. Chiama il Corpo Guardie di Città e fai vigilare la tua casa, il tuo negozio, la tua azienda 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Per quella tranquillità e quella sicurezza che hai sempre desiderato, chiama il Corpo Guardie di Città. La tua sicurezza è la loro professione. Per maggiori informazioni visita il nuovo sito internet www.corpoguardiedicitta.it o chiama il numero verde 800 98 30 30. Recapiti Ferrari, la tua posta in un batter d'occhio. Offriamo ogni servizio di consegna postale, posta ordinaria, raccomandate, pacchi, servizi di notifica, volantinaggio, tutto con l'innovativo sistema satellitare Formula Certa, per sapere in ogni momento dov'è la tua posta. Siamo partner TNT Post. Ci trovi a Pisa in via Monte Bianco 4. A due passi dal centro di Pisa, in località Ghezzano, la Edifor SRL vende appartamenti di 2, 3 e 4 vani, tutti con posto auto esclusivo ed accesso da strada privata. Gli appartamenti al piano terra hanno giardino privato, quelli al primo piano la mansarda, e sono costruiti con tecnologie che recepiscono le recenti normative di certificazione energetica e dei requisiti acustici passivi, oltre alla conformità di tutte le parti strutturali e impiantistiche. Informati presso la Edifor. Bentornati telespettatori Professione Sicurezza, abbiamo in collegamento telefonico uno dei 674 ragazzi idonei e pronti per essere assunti all'interno appunto della Polizia di Stato. Pronto? No, non c'è stato un problema con la telefonata, è un ragazzo che chiama da Napoli, ci sta seguendo in streaming su www.50canale.tv. Allora, se non abbiamo la telefonata dalla regia, cosa mi dicono? Ci sono sempre problemi? Allora, io manderei il servizio curato dalla nostra redazione di 50 News con intervista al... Ah no, mi dicono che la telefonata allora è stata ripristinata. Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parlo? Claudio Gentile, chiamo da Napoli. Buonasera, ci dica. Chiedo scusa ai tuoi ospiti se non ricordo tutti i nomi e le funzioni e gli incarichi che hanno. Volevo parlare della situazione dei 512 idonei non vincitori. Ho ascoltato ciò che ha detto il dottor Romeo dei Carabinieri
e anche un altro ospite lì, adesso non ricordo, della Polizia di Stato, in riferimento alla copertura finanziaria. In realtà la copertura finanziaria per assumere queste persone è già stata prevista all'interno della legge di stabilità. Io adesso non so se c'è il tempo materiale, credo di no, però senza diventare, diciamo, prolisso e fazioso, al comma 464 è scritto che sono destinati per quest'anno 50 milioni di euro per il comparto sicurezza, più altri 126 per il prossimo anno. Quindi facciamo in due anni, in un biennio, un totale di quasi 200 milioni di euro. Inoltre a questi soldi ci sono 1000 posti riservati per la Polizia di Stato, 1000 per i Carabinieri e 600 per la Guardia di Finanza. Quindi assumere questi ragazzi è possibile perché i soldi già ci sono. E inoltre sono già stati previsti 1000 posti e ancora aggiungo che al comma 468 della legge di stabilità dice le 1000 assunzioni possono essere riservate al personale UFP1, quindi non dice che devono necessariamente essere tutte destinate al personale UFP1. Voglio ancora ricordare che tutti i partecipanti al concorso sono stati tutti UFP1 in servizio o in congedo oppure in rafferma biennale, quindi diciamo è un po' il cane che si morde la coda. Inoltre abbiamo attualmente ad oggi 12 interrogazioni parlamentari, un ordine del giorno, e la settimana prossima so che ci sarà ancora un'interpellanza addirittura parlamentare che verrà, credo, a cui seguirà la risposta del ministro Alfano. Quindi voglio dire, tra l'altro le interrogazioni sono fatte da tutti i partiti, ci sono inoltre dichiarazioni di vari sindacati di polizia, tra cui l'UGL, il COISP, il SIURP, che hanno dato parere favorevole a questa assunzione, perché è vero che ci sono tanti altri idonei non vincitori delle precedenti graduatorie, così come ci sono attualmente in servizio le seconde aliquote, ovvero UFP4 cosiddetti interforze. Però nel caso specifico di quest'ultima graduatoria, i ragazzi hanno ancora l'idoneità che è valida fino al 29 giugno, quindi qualsiasi altro idoneo non vincitore delle precedenti graduatorie oppure i UFP4 che sono attualmente in servizio nell'esercito comunque dovrebbero, per il passaggio tra le forze armate alle forze di polizia oppure per gli idonei non vincitori dei precedenti concorsi che hanno perso l'idoneità, dovrebbero comunque sostenere le visite mediche di controllo. Certo. E quindi occorre ulteriore tempo e ulteriori spese. Gentile, la devo interrompere perché sì. Claudio Meoli del sindacato SILP per la CGL voleva intervenire per diciamo prendere sì, una posizione. Io purtroppo sto ascoltando dal telefono perché seguo in streaming e quindi sono in ritardo, quindi ascolterò dal telefono. Bene, Meoli. Sì. Buonasera, all'aspirante, anzi auspico futuro collega. Mi sento di promettere questo. Da parte nostra, da parte del SIRP per la CGL, noi ci impegniamo pubblicamente per far sì che tramite la nostra struttura nazionale venga fatta chiarezza. Ora vedo che lei è informatissimo, è al corrente di tutte le novità, quindi sa anche del percorso legislativo che sta avendo questa vicenda. Però io già da domani mattina le prometto che mi impegno con la nostra struttura per capire tramite il Ministero dell'Interno quale sarà il progetto riguardo alla vostra posizione. Questa è una promessa che le faccio pubblicamente. Io la ringrazio personalmente, anche a nome di tutti gli altri miei, spero, futuri colleghi, attualmente colleghi idonei non vincitori e seconde aliquote UFP4. Ah, tra l'altro, se permette, l'ultima precisazione vorrei fare, poi lascio spazio agli altri. E praticamente noi la proposta che abbiamo fatto non va contro nessuna legge, perché purtroppo in precedenti interrogazioni parlamentari negli anni passati c'è stato sempre detto che i concorsi sono regolati comunque dal codice militare che prevede la doppia aliquota e quindi non era possibile assumere idonei non vincitori perché si sarebbe creata un'incostituzionalità. Ciò non avviene in questo caso perché le nostre seconde aliquote, i nostri vincitori in seconda aliquota non sono ancora stati assunti. Quindi al momento sono 672 unità pure. Allora, senza togliere i 160 UFP4 che sono previsti dal concorso, anziché prenderli
dalla posizione, per dire, faccio l'esempio, 1000 alla 1160, gli ultimi 160 li mettiamo come UFP4, i restanti idonei passano ai idonei non vincitori, cioè e vengono assunti ovviamente in prima liquota. Quindi questo è un altro problema che non sussiste, non è vero e non può essere diciamo tirato in ballo per dire no, è anticostituzionale fare ciò che chiedete, perché non è così. Gentile. L'ultima cosa, mi taccio l'ultima cosa, sì. Una precisazione, sì, per l'emergenza terra dei fuochi sono stati investiti 40 milioni di euro destinati all'esercito per finanziare la missione strade sicure. Io vorrei capire, spero che anche lì tutti i rappresentanti dei sindacati di polizia lo facciano presente, l'esercito non ha funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, quindi in realtà non aumenta la sicurezza sul territorio, aumenta la sicurezza quella là, diciamo visiva, che ha il cittadino. Percepita. Sì, percepita, esatto, ma quella effettiva non viene aumentata, anzi c'è soltanto uno spreco ulteriore di risorse, perché comunque i militari che vengono pagati, non vorrei dire una baggianata, ma circa 5 euro netti al giorno in più rispetto al loro stipendio per questa cosa, devono comunque essere coadiuvati da una pattuglia di polizia, di carabinieri o di guardia di finanza, quindi è assolutamente uno spreco di denari. Questi 40 milioni di euro per finanziare una missione inutile sul territorio italiano, perché non venivano gestiti diversamente? Io vorrei che anche su questo i sindacati di polizia si facessero sentire. Gentile, la ringrazio per il suo contributo. Ringrazio voi, e le dico voi. Che dopo rivolgeremo questa domanda anche al sottosegretario al Ministero dell'Interno Domenico Manzioni e all'onorevole Gelli, anche perché da quello che ho capito è più un problema politico che altro. Sì, assolutamente, quindi... politico, non c'è nessun problema, diciamo, né giuridico né di economico, è soltanto politico, guardi, perché le ripeto, ci sono 12 interrogazioni a dimostrazione, certo, di tutti i partiti, tutti, nessuno escluso, non tutti. Gentile, quindi, la ringrazio, la devo voi. Salutare perché il tempo grazie purtroppo è tiranno, grazie del suo contributo, buona grazie, serata. Buonasera a tutti, grazie. E io voglio sentire Tacconia su questo, perché vedevo che stava confermando tutto ciò che diceva l'aspirante poliziotto Gentile, che appunto diceva che è uno spreco di energia, ci sono troppe risorse in campo, i militari non hanno né la competenza né il ruolo e le capacità e la professionalità per svolgere determinati servizi. Che ne pensi? Al di là della mia organizzazione sindacale, sicuramente le altre, i colleghi qui presenti penso lo potranno confermare, noi siamo fondamentalmente contrari a queste operazioni che sono di facciata, assolutamente inadeguate a dare una risposta sul piano della sicurezza. Si tratta effettivamente di risorse che servono poco, danno una risposta emotiva, metti delle, per carità, ma bisogna capire una cosa, la sicurezza è una cosa che va fatta fare a chi sa fare la sicurezza. I militari, che io sono stato un ufficiale dell'esercito, quindi ho un trasporto particolare nei loro confronti, però una cosa è fare il militare, una cosa è fare il poliziotto. Quindi questa è la prima cosa, ognuno deve fare quello che sa fare. Tacconia, la interrompo un attimo, dovremmo avere in collegamento telefonico da Roma l'onorevole Federico Gelli. Pronto? Buonasera a tutti voi. Buonasera. Onorevole, buonasera. Ci può dare degli aggiornamenti su questa legge elettorale che l'ha bloccata a Roma fino a venerdì? Sì, siamo qui in aula a votare il progetto di legge elettorale, stiamo procedendo sulle votazioni dei singoli emendamenti. Abbiamo, credo, ancora 300 emendamenti e molto probabilmente dovremo dedicare l'intera giornata di lunedì e di martedì per la conclusione dell'iter della legge. Proprio in questo momento stiamo discutendo il famoso punto, delicato punto sul tema delle preferenze sì e preferenze no, e quindi è un momento particolarmente intenso, diciamo così. All'interno della nostra trasmissione, dove purtroppo non ha potuto partecipare per impegni sicuramente ben più importanti, stiamo trattando i tagli che ci sono stati alle forze di polizia, in particolar modo alla Polizia di Stato, ma anche all'Arma dei Carabinieri. In precedenza ci ha chiamato un ragazzo da Napoli, che è un aspirante poliziotto,
che è tra i 512 idonei per essere assunti nella Polizia di Stato, che ci ha detto: c'è la copertura finanziaria, siamo idonei, abbiamo passato le visite, ci sono state 12 interrogazioni parlamentari, però ad oggi non c'è la volontà politica di assumerci. Cosa ci può dire, onorevole Gelli? Ma io credo che il governo Renzi, forse per la prima volta dopo tanti anni, credo che potrà procedere con un cambio di marcia rispetto al tema delle forze dell'ordine, perché non credo che si possa continuare ad illudere i cittadini di avere un paese più sicuro se non diamo la possibilità veramente reale a chi sa fare sicurezza di poterla manifestare pienamente. Mi riferisco ovviamente alle forze dell'ordine nella loro completezza. Non è certo attraverso sogni pindalici del passato, ronde padane o cose del simile che si può dare questo tipo di risposta. Quindi io credo che il governo, pur con le difficoltà che tutti noi conosciamo, si impegnerà a recuperare risorse aggiuntive tagliando dove deve tagliare, ma investendo in questo caso nella sicurezza attraverso la smobilizzazione delle purtroppo situazioni ormai storiche di blocco delle assunzioni, blocco del turnover, blocco degli straordinari, insomma formazioni, dati che purtroppo conosciamo molto bene, che hanno messo in ginocchio in ogni angolo del territorio la nostra encomiabile ruolo delle forze dell'ordine a tutela della sicurezza dei cittadini. Quindi insomma io credo che nelle prossime settimane questo argomento sarà sul tavolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non posso anticiparvi nulla, ma sono convinto che insomma è un punto all'ordine del giorno. Personalmente ne ho parlato con il Presidente del Consiglio, so dell'attenzione a questo tema anche dell'amico e collega Domenico Manzione, sottosegretario agli interni. Insomma è un argomento sul quale ci stiamo lavorando. Ecco, ora lascerei la parola ai rappresentanti delle sigle sindacali della Polizia di Stato che appunto vogliono interagire con lei. Emanuele Palmarini. Buonasera onorevole. Buonasera carissimo, buonasera. Allora, guardi, tramite lei io spero che lei possa portare il nostro messaggio al ministro Alfano, ministro che qualche mese fa dichiarava, proprio alla vigilia di una di queste nostre trasmissioni a cui partecipiamo, di investire in sicurezza, investire sulla Polizia di Stato. Ecco, ci troviamo adesso a capire se il ministro Alfano vuole la responsabilità, si prende anzi la responsabilità di fare questo grosso regalo alla criminalità organizzata, chiudendo ben 261 presidi di polizia su tutto il territorio italiano, pari al 15,7 dei presidi totali, quindi una grossa fetta degli uffici di polizia, tagli che a mio avviso e avviso un po' di tutte le sigle sindacali non portano nessun beneficio a livello di spending review, perché si vanno a tagliare ad esempio comparti polfer o postali o stradali che già hanno dei benefici da le Poste Italiane, dalla società Autostrade e da Ferrovie dello Stato, specialmente nell'utilizzo dei locali, mentre per esempio non si vanno a colpire, faccio un esempio, prima è intervenuto il dottor Romeo, non si va a colpire delle stazioni dei carabinieri, faccio l'esempio di Livorno dove abbiamo in 5 km quadrati tre stazioni carabinieri, Ardenza, Montenero e Porto. Stazioni che hanno un costo effettivo perché non hanno sovvenzioni rispetto alla postale. La ringrazio e spero possa aiutarci vivamente. No, io se posso dire, Bizzarri, se posso dire fare una battuta. Onorevole, lei non deve chiedere autorizzazione. Lei, no, la ringraziamo già per il tempo che ci dedica e io do la parola ad ogni rappresentante sindacale e lei appunto potrà rispondere successivamente. Grazie. Se appunto posso intervenire, qui purtroppo c'è una gran confusione perché è un momento abbastanza impegnativo. No, rispetto a quello che veniva detto prima, io sono convinto che non si tratta di sguarnire le presenze sul territorio, a partire dalle stazioni, ai presidi, eccetera.
perché insomma è stato dimostrato nella storia del nostro paese che alcuni presidi fondamentali, a partire da quelle delle stazioni dei carabinieri in ogni piccolo angolo del territorio, sono un elemento di democrazia, di tutela fondamentale. Quindi io, siccome poi facciamo anche dei raffronti con altri paesi stranieri su quanto si spende per le forze dell'ordine, insomma non mi sembra che l'Italia, pur avendo il più alto tasso di criminalità organizzata direi del mondo, possa pensare di smantellare, di disperdere questo patrimonio, perché quando si chiude una stazione dei carabinieri si chiude un'esperienza, una presenza importante direi di storia democratica di quel territorio. Quindi insomma io penso che gli sforzi devono essere fatti, dobbiamo eliminare certo gli sprechi, per esempio c'è uno spreco sul quale dovremmo intervenire. Io ho verificato, ma mi è stato anche dichiarato, sono affermazioni che mi vengono fatte anche dalle organizzazioni sindacali delle forze dell'ordine, che ad esempio lo Stato continua a mantenere sedi importanti in affitto da privati, spendendo e gettando a mare tante risorse pubbliche quando potrebbero essere sicuramente utilizzate, riutilizzati patrimoni immobiliari pubblici come le ex caserme o altre strutture magari non utilizzate. Quindi questi sprechi, che ci permetterebbero tranquillamente di reinvestire all'interno del sistema di sicurezza paese, sarebbero già un primo importante segnale. Quindi non si tratta di andare a chiudere la piccola stazione dei carabinieri di periferia o della polizia, ma si tratta di intervenire magari nelle grossi situazioni, nelle grandi centrali, nei grandi agglomerati delle forze dell'ordine, dove magari si butta al vento risorse in strutture che hanno quasi nulla manutenzione, che certo costano all'erario, allo Stato, milioni di euro l'anno di affitto. Onorevole Gelli, prego. Lascerei la parola a Pietro Taccogna, segretario generale nazionale del sindacato Lo Scudo. Taccogna, prego. Buonasera onorevole. Buonasera a lei. Guardi onorevole, io so che lei è un esperto di sicurezza, ci siamo già incontrati in altre occasioni, quindi so di parlare esperto, con una persona. Non esageriamo, diciamo che sì, mi occupo da un po' di anni. Da un po' di anni, ecco. Io sono un apprendista stregone, diciamo così. Ecco, quindi lei comprenderà perfettamente ciò che sto per dirle. Allora, ho apprezzato molto recenti dichiarazioni del neo primo ministro Renzi circa la lotta alla criminalità. È una cosa che ci ha fatto chiaramente piacere, perché finalmente parla dello Stato che vuole battere l'antistato, perché sappiamo benissimo che non è possibile alcuno sviluppo sociale, economico in un paese che ha questo gioco al quale lo sottopone la criminalità organizzata, specialmente in alcune parti del nostro paese. Ecco, io la prego però solo di, visto che lei ha un rapporto anche particolare di vicinanza con Matteo Renzi, di spiegargli questo, che tutte le più grandi strategie che nel corso di questi anni abbiamo poi sentito dai vari governi, alla fin fine, ripeto, le grandi strategie vengono calate sul territorio dalle donne e gli uomini in uniforme. Quindi, ripeto, al di là di grandi discorsi e voli pindarici, alla fin fine bisogna avere un occhio particolare per queste persone che quotidianamente, indossando un uniforme, fanno questo mestiere che ha bisogno, guardi, di non grandi soddisfazioni. Però da 20 anni a questa parte noi abbiamo solo mortificazioni. Quindi qualsiasi strategia, anche apprezzabile, alla fin fine la poniamo in essere noi. Quindi ecco, questa è una cosa, quindi un momento di concretezza. Nessun politico mai dirà io voglio fare dei tagli alla sicurezza. Però sono 20 anni che questi tagli alla sicurezza si fanno, e piuttosto pesantemente, sempre sul personale di base. Quindi è necessario che per realizzare quell'apprezzabile strategia e orientamento che ha dato il neo primo ministro Matteo Renzi, si capisca che bisogna investire sul personale. Io sono totalmente d'accordo con lei, da questo punto di vista le posso garantire che l'attenzione del Presidente del Consiglio su questi argomenti è massima, e sa benissimo il Premier che non solo per la vicinanza a tante delle iniziative che in questi anni abbiamo promosso
sui temi della sicurezza, della legalità, della lotta alla criminalità organizzata, che ha avuto modo di anche in prima persona di aderire, di conoscere anche le cose che abbiamo fatto in Toscana, eccetera. Ma sa benissimo che il grande patrimonio di competenze, risorse umane e di generosità che c'è nelle forze dell'ordine è un patrimonio che non può essere sprecato. Purtroppo, devo dire, e qui sono d'accordo con lei, i governi del passato non hanno dato un buon esempio, si riempivano spesso di parole nella bocca della presenza sul tema sicurezza, ma questo non si è mai tradotto in misure concrete. Si parla spesso dell'abbandono delle strutture, della cattiva manutenzione, locali inadeguati, attrezzature obsolete, macchine totalmente ormai vecchie da gettare, da rottamare, e soprattutto sul tema della valorizzazione delle professionalità presenti, il blocco del turnover, il tema degli straordinari, il contratto bloccato. Conosco bene questa materia e io credo che se vogliamo dare un segnale di cambiamento, e mi sembra che voi date tutti i giorni questo segnale di disponibilità e di generosità, perché con una misera paga, mi permetta di utilizzare questo termine, mettete a rischio ogni giorno la vostra vita per il bene del paese. Quindi insomma, io credo che questo paese non possa per l'ennesima volta voltarvi le spalle. Io credo, certo, che bisognerà intervenire e darvi dei segnali importanti. Certo, non potrà essere fatto tutto subito, non potrà essere fatto nei primi 6 mesi, però sono convinto che il progetto deve essere completo e nell'arco di pochi anni arrivare ad una situazione più serena e più strutturata. In questo governo, onorevole, c'è la volontà di fare di più per la sicurezza, ma non solo per le sigle sindacali che giustamente tutelano tanti lavoratori, ma per tutti i cittadini italiani, per lo Stato italiano, che deve sicuramente contrastare una mafia che in questo periodo di crisi per assurdo si è rafforzata e si è andata a collocare anche in zone dove prima non era molto presente. Su questo io stimolerei